Quando nasce un'idea, un'intuizione, sembra lontana, irraggiungibile. Solo tu sai che esiste. Solo tu sai ascoltare la sua voce, invisibile. E solo tu puoi credere che ogni singolo passo, ogni singola goccia di sudore, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, non saranno inutili. Poi vedi un treno che corre a folle velocità. Il tempo scompare, la realtà non conta, devi raggiungerlo. Lui è un ragazzo molto solitario, forse Lone Wolf, lupo solitario, proprio perché gli si addice, secondo me è un soprannome proprio per lui. Sì, è dolcissimo bambino. Michael è il marito di mia figlia. Un ragazzo dal cuore d'oro. Un ragazzo molto umile. Michael Magnesi è il mio arcobaleno. Una persona pulita e leale. Michael Magnesi è un gran pugile. Altruista e soprattutto autentico. Era un birbantello. Una persona normale. Lui era un solitario, lui giocava da solo, secondo me. Riusciva a giocare dentro una stanzetta così, magari si metteva da solo, se andava là, lui stava a giocare. Giocava da solo, si costruiva giocattoli, aveva anche un amico immaginario, si chiamava One the Stand, ancora mi ricordo il nome, e era sempre un cane, papà faceva una voce fina quando parlava e io pensavo che era lui, andavo a mettere da mangiare, facevo i coccoli, ci giocavo, ogni tanto mi incavolavo perché mi andava a mettere da mangiare e dicevo ci vengo dopo. Un bambino super attivo, spericolato. Si arrampicava dappertutto. Avevamo un husky e una lupa cecoslovacca. Quindi fin da piccolo c'è sempre stato un lupo presente dentro casa. Quando andava a correre la mattina ritornava sempre con cani. Quando si andava a allenare eravamo arrivati a avere circa 8 cani a casa. Non ho mai avuto cura del cane e i cani penso che l'abbiano sempre sentito, perché anche i cani più cattivi non mi hanno mai detto niente. C'era un cagnolino piccolino, Pepe si chiamava. Ho visto lui che correva e il cane dietro. Gli aveva levato l'osso dal cane e l'aveva messo su un albero così alto. Il cane che ha fatto, ha capito che lui è sempre dietro. Gli ha corso dietro per mozzicare, ha dato 2 o 3 mozzichi. E stasera mi ha portato sempre dietro. Quando era bambino, affettuoso, umile. Ma come no? Ciao Ceci, come stai? Io bene, e tu come stai, caro Maricaito? Stai bene, sì, meno sì. Male, ma raccomando, fila la strada pulita, non piace la strada sì. Sporca, la butta in fanghi. È rispettoso delle persone anziane, infatti io vogliono ancora tutti bene. Ceci, che dici? Che è quello che dici tu, figlio mio? Tutto a posto. Quello che dici tu, è tutto a posto e ringraziamo Dio che stai avanti così. Ma io conosciai devo questo chi è? Ah beh, lo dico io chi è. Guarda che questo è un bravo giocatore. Tenetevi di conto, perché io siamo visto di nascere, di crescere e di pace. Mi piaceva correre poco, studiare, perché non gli piace quando gli imponi le cose. A scuola era molto esuberante, rispondeva alle maestre,
Ma lei mi ha detto, lei te può dire questo, perché lei è la tua maestra. Gli altri bambini magari gli facevano i dispetti quando la maestra era girata, lui no. E io gli dicevo, devi imparare a essere più furbo a mamma. Quando stavi a scuola, alle elementari, e ti invitavano per i compleanni. Venivano con quei blocchi che scrivevano la data, la via di casa, di chi era il compleanno, anche se era lui che te lo dava. E a me mi dicevano sempre, mamma mi ha detto di non dartelo. E quindi non venivo mai invitato. Lui, da quello che mi ha raccontato, ci ha avuto un'infanzia diversa, un bambino comunque un po' messo da parte da tutti. Lui voleva giocare. Però gli altri non ci giocavano e lui i suoi spazi si è sempre creati da solo. Io per i nervi è capace che io strappavo tutto il blocchetto, strappavo tutti gli inviti a tutti quanti. All'inizio ci stava male, mi ha raccontato che comunque ne soffriva di questa cosa. Invece poi, secondo me, è stata una sua forza. Crescendo ho capito che... Non me vuoi, so affari tuoi, cioè. Tanto chi poi mi vorrà, c'è. Nel passato mio padre ha fatto dei sbagli e questi sbagli, purtroppo, facendo questi sbagli è finito in carcere. Quindi sono stato etichettato come il figlio di... Secondo il papà e la mamma dei suoi amici di scuola, Michael poteva diventare come il papà. E fare i suoi stessi sbagli. Adesso mo torno a casa, sono tutti amici miei, cioè mi invitano ai compleanni, mi invitano a cena. E oggi, quando lo vedono per strada quei genitori che dicevano ai propri figli di non uscire con Michael, ciao, sei un campione, sei un grande, vieni, che ne so, abbiamo inaugurato un negozio. Io, quando me va, io dico sì. Quando non me va, che non mi frega niente, dico no. Lui ha avuto anche questa soddisfazione qua, quella di dimostrare che non era come dicevate voi, che io ero solamente... magari quello che rispondeva, quello che non riusciva a fare cose perché quello fa come mi pare. Ha dimostrato a tutti che non è detto che se un tuo genitore fa degli errori nella vita tu devi fare per forza poi quello stesso errore. Lone Wolf è nato da mio padre. Era un giornalino di Lancio Story, dove c'era il suo personaggio che era un po' come lui. Vedendomi sempre da solo, gli ricordai un personaggio di un fumetto che lui leggeva sempre. Il giornale si chiamava Lone Wolf. Mi diceva, mi ricordi un po' il fumetto che io leggevo da piccolo, che si chiamava Lone Wolf. Così è stato. Lone Wolf. La passione del pugilato ce l'ho fin da piccolo, proprio da che ne ho ricordo. Quando è nato, dopo 3 giorni ho portato a mia madre. Mia madre era inferma, era cieca, e gli ha toccato le manine e gli ha detto, mamma mia, che mani da pugilatore che ha, diventerà un grande campione quando sarà grande. E io ho creduto molto in questo. Lui era piccolino, ma già mi chiedeva. E io gli dicevo sempre di no, perché gli dicevo sempre, guarda che è fatto dei sacrifici questo sport qua, io te lo sconsiglio. Mio padre me l'ha sempre sconsigliato perché sapeva che era una vita di sacrifici, di restrizioni, diciamo che è una vita che ti toglie tanto, però a me non mi è mai pesato perché non è che ci avevo tanto. A casa vedevo mio padre che con mio fratello facevano pugilato, gli insegnava a portare qualche colpo e quindi io mettevo sempre in mezzo. E lui è salito su ringa col fratello, dai mena, gli ha fatto subito un occhio nero, lui c'era 5-6 anni e ha detto mi piace il pugilato. Thank you.
fatto fa anche a 6 anni il pugile. Il papà no, non voleva proprio. Lui ha provato a farmi cambiare un po' strada, portandomi a fare danza, portandomi a fare karate. Lo portai anche a ballare, poi era bravo pure nel ballo. Che i maestri mi dicono addirittura, portami, perché è bravo, è teatrale. Buonasera, chi sei te? Come ti chiami? Bene, che vuoi fare? Pugilato. Andiamo. Sicuro? L'ultima volta che gli dissi mi porti in palestra a fare pugilato, ho detto quando fai 16 anni te ce porto. Il giorno del compleanno dei 16 anni ho detto, oh, domani voglio andare a palestra. Mo c'ho 16 anni. E lui mi ha detto, vabbè, te porto in palestra. E poi c'è stato di parola, perché lui come ha finito le medie, papà, mantieni quello che ha detto, l'ho portato in palestra. Allora adesso dobbiamo solo mettere mano per iniziare a far diventare un bel pugiletto, no? Giusto? Sì. Dai, con la schiena dritta. Schiena dritta, ricordati che qua dentro la cosa fondamentale è l'educazione, la disciplina. Io lo accompagnavo insieme al papà in palestra e un giorno che non c'era il papà il maestro mi ha detto guarda puoi portarlo a fare le visite perché gli facciamo fare subito un torneo. Dopo 2 mesi hanno portato per il primo match, ha combattuto a Pisa per il primo interregionale là. E io lì un po' ero un po' titubante, dico come? Neanche ha iniziato, cioè neanche un mese di palestra tu già dici no guarda che lui... Ha un dono di natura, ce l'ha nel sangue il pugilato. Allora sali, dai, ti aiuto. Sinistro e destro. Io piangevo dentro perché non gli facevo vedere la gioia mia, lui era piccolino. Parti dal basso e vieni verso l'alto, abbastanza forte, eh? Sentivo lui da sotto che tifava in una maniera impressionante, quindi ancora più gasato. Via! Oh, hey. Oh, oh. Via! Oh, hey. Vedere un bambino che fa quello là su ring è stata un'emozione fortissima per me. Un'emozione grandissima perché il primo match lo vinsi per KO. Già dal primo match a me già mi ha dato quello che mi serviva. Mi ha telefonato, mamma ho vinto. E io gli ho detto, te l'avevo detto che vincevi, hai visto? Proprio un lupo solitario, però sappiamo benissimo che il lupo solitario quando viene addolcito è buono come un cagnolino, no? Civitavecchia a fare delle sedute di sparring a Emiliano Marsili. Stavo scambiando delle battute con mio padre o con Massai, poi io andai via molto velocemente. Io l'ho vista e una ragazza che c'aveva, diciamo, il comando, cioè, gestiva un po' tutta la palestra, quindi mi è subito piaciuta. Settimana dopo sono andata a Roma insieme a mio cugino a vedere una riunione di pugilato e in quell'occasione lui faceva un match con l'Italia Thunder, con la nazionale. Io sono arrivata che lui era appena sceso dal ring. Dopo 10 minuti viene da me questo ragazzo e mi dice sai ho combattuto questa sera, ho perso, non ho fatto il match che volevo, ma io non sapevo chi ero. Ciao come stai? Ho combattuto però ho perso, diciamo io ho incartato un po' tutto un discorso strano e poi me ne sono andato, ho lasciato là così. Dico questo è un pazzo, dice, dico ma che vuole?
Però mi aveva lasciato diciamo un po' di curiosità. Infatti mentre stavamo tornando a casa io gli ho chiesto l'amicizia su Facebook. E io gli ho scritto il giorno dopo. Poi lui mi ha invitato a casa sua. Dice: guarda, se vieni una domenica a casa mia, io sono molto bravo in cucina, ti faccio una matriciana, poi ti porto a passeggiare al paese. A me mi ha convinto e io sono andata da lui. Siamo messi a parlare, si era fatto tardi, e io ho detto: vabbè, andiamo a casa, se prepariamo la matriciana. Non mi ha fatto mai sta matriciana, cioè nel senso io l'ho mangiata dopo 2 anni. Io ho fatto un piatto di pasta in bianco, ma mi è uscito uno schifo. Da lì in poi non mi ricordo che lei non è stata più con me. Quando poi sono andata via la sera dico: porca miseria, sto ragazzo mi sa che io già lo conoscevo e non lo sapevo. È entrata e diciamo che ha rivoluzionato un po' tutto quanto. Mi ha aperto gli occhi su tutta la prospettiva del pugilato, com'è veramente. Tutta la retroscena che c'è dietro al pugilato non ne sapevo niente. Io andavo, combattevo e basta. Lui è entrato a far parte di questa grande famiglia quasi da subito. All'inizio lo allenava mio zio Gianluca. Poi nel momento della svolta Michael mi ha chiesto di chi potremmo chiedere. Io ho detto: guarda, il maestro Massai secondo me, a parte che ci conosciamo, io ho 28 anni, da 28 anni. Alessandra la conosco per gli incontri del papà. In preparazione lei mi prendeva da una parte e mi chiedeva: ma tu lo vedi preparato, che dici? E dunque oggi le stesse cose le vive con il marito. Un maestro come Mario, che ha una visione del match che in Italia pochissimi hanno, perché lui in una, massimo 2 riprese riesce a inquadrare tutti i difetti dell'avversario e darti la chiave di volta per vincere il match. Più c'è affinità tra noi e più si va avanti. E lui dopo parecchio tempo mi ha detto: sei la chiave di ogni mio combattimento. Poi in un secondo momento è subentrato anche mio padre. Lui è stato molto felice che Michael gli ha chiesto di curargli la parte tecnica e atletica. A posto? Andiamo a iniziare? Adesso sì, bisogna sentire Mario prima di tutto come vuole impostare la relazione. Si trascorre molto tempo insieme, per cui si finisce per essere tutta una grande famiglia e si lavora per raggiungere l'obiettivo dell'atleta. Iniziamo con una preparazione o un macrociclo di allenamento e poi finiamo con dei microcicli di allenamento e andiamo a alleggerire, capito? Basta che Mario ci faccia sapere, o tu. Anche a livello psicologico va aiutato il ragazzo, perché più si avvicina al combattimento più diventa fragile e una piccolezza potrebbe diventare un grosso problema per l'atleta. Volevo sapere se il giacchetto che ti avevo portato l'avevi usato, l'avevi provato. Ancora no. Mo l'ho testato con i pesi per vedere quale peso è meglio. Puoi farla con i pesettini da 150 o da 200 grammi, poi ti portano ad alleggerire le gambe quando li togli, quando dovrai fare i 400, i 200. Non ammette che tu ceda, cioè se tu non ce la fai più devi farcela. Se vuoi diventare qualcuno devi fare fino alla fine, cioè tu devi uscire dalla palestra che cammini a gattoni, ma devi finire l'allenamento. Va bene. Già iniziata la colazione, guarda, sta succedendo anche. Le mie paure che c'erano qualche anno fa oggi non ci sono più, perché vedo proprio tra di loro un rapporto molto vero. E così abbiamo intrapreso questo percorso tutti insieme. Emiliano già c'era dall'inizio, dal titolo italiano, già quando si allenava con Gianluca era all'angolo di Michael. Va. Come stai? Bene, bene. Stanco? Un pochetto. Allora l'hai aperto, stai bene? No. Abbiamo ricominciato. Dai, piano piano, dai. I dolori come stai? Ni.
Io sono fortunato che al mio fianco, prendendolo in giro, l'ho chiamato mental coach, ma Emiliano, lo zio di Alessandra, vicino, mi sta molto vicino sotto questo punto di vista, perché diciamo che mi sopporta a livello di tutti i miei pensieri. Non ce la faccio, ce la faccio. Ora stai bene, dai, non sei salito tanto. No, non tantissimo, dai, un paio di chili. Dai, un paio di chili no. Una decina, come sempre. Una decina, dai, sennò io dico che peso poco. Come dice, stai tranquillo, rilassati, vedrai che mo la settimana prossima te sblocchi e cali. Diciamo che mi aiuta molto a rimanere tranquillo e concentrato sull'obiettivo. È entrato a far parte di una grande famiglia che lo coccola sia dal punto di vista dell'atleta che è, ma quando sta fuori dalla palestra lo coccolano pure, insomma, come Michael, il ragazzo, perché hanno anche un rapporto fuori. E poi lui è sempre solo, un lupo solitario, un lone wolf. Durante la preparazione attraversiamo diverse fasi. Quando lui sta in preparazione è tutto amplificato. Ogni minima stupidaggine diventa una cosa grandissima, come se è un problema che non si può superare. C'è il momento che non gli puoi dire niente, che non ti puoi avvicinare, non gli puoi dire nulla. Diventa un po' più irascibile. Sono nevrotico, ho sbalzi d'umore, non ti sento pure se mi stai a parlare a 2 centimetri di distanza. Quando si perdono 10-12 kg di peso per ogni incontro è pesante. Quella! Oi Andre! Ciao! Va bene? Ci siamo, eh? Si comincia la preparazione. È già. Ha talmente un metabolismo veloce che brucia tutto, poi come si rimette in riga per riprepararsi per il successivo incontro. Certo, per far questo lui viene mediamente ogni 15-20 giorni a fare una misurazione dove guardiamo a livello di grasso magro e acqua come è messo. Perfetto, vai, staccati pure, lo segniamo. Resistenza 476, reattanza 62, angolo di fase 74. Ci sono tante insidie durante la preparazione, una delle tante è il peso. Un 80% di magro. Man mano che si avvicina al match la preparazione diventa più facile. Standard. Okay. A grassi sto bene, dai. A grassi potresti star meglio, quindi ora ci avremo da lavorare anche sui grassi. Va bene. Amico mio. Ma la dieta diventa più difficile. Ci vediamo tra 15 giorni. Perfetto. Vai alla grande. Ciao. Michael viene da un peso e deve scendere circa 10-12 kg ogni volta. Quando lui sta in preparazione, io dentro casa cucino poco e niente. Può mangiare, che ne so, 100 grammi di pesce lesso o addirittura ghiaccioli. I primi match che ha fatto soffriva tanto il fatto di stare a dieta. E me un pochino, perché io devo privare di mangiare tante cose. Non ci sono svaghi, ristoranti, cene fuori. Cena? Hai cominciato la dieta seria? A cena, stasera ci tocca il petto ai polsi. Altre sere si sono divertiti. Sì, veramente, abbiamo esagerato un po'. Si comincia con il calare del peso, andiamo a fare un lavoro specifico per quanto riguarda la resistenza. La resistenza alla potenza. La resistenza alla potenza alla velocità. La resistenza, la potenza e la velocità al dettaglio. Un mese si lavora una cosa, poi si trasforma, poi alla fine la ritrasformi di nuovo per poi avere un lavoro finale che è il top. Lui ha detto che i suoi avversari non li guarda perché potrebbe essere condizionato. I pugili non lo devono proprio vedere l'avversario, dunque se è forte digli che è fortino, se è debole digli che è buonino.
Io non mi studio niente, così quando vado lui è senza armi. Gli episodi belli e divertenti sono quelli che magari succedono dopo l'incontro, che si ride, si mangia e si sta tutti insieme. Dopo il match mi manda le fotografie dei panini alti così, penso a 4-5 strati di hamburger. Buonasera, come stai? Bene, tu? Bene, bene, alla grande. Che dici? Grande. Che volete mangiare? Niente, dici tu quanto sta scelto. Due o tre paninoni di quelli tipo McDonald's, ancora più grosso di seguito, perché comunque la fame è tanta. Nella vita reale uno che aspetta di finire il periodo dell'incontro per comprare su internet in America chili di dolciumi. Quindi ora vediamo se gli ultimi marshmallow che mi sono arrivati in farmacia, quelli se ce li dimentichiamo. Lui è un ragazzo molto goloso, mangia caramelle e dolci a quantità industriali. Ah sì, molto goloso, non riesce a staccarsi dalle caramelle, che è una cosa. Ciao ragazzi. Ciao Luigi. State bene? Sì, grazie Vado. Grazie a voi. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima. Oh Gabri. Grazie. Io a volte gli dico, guarda, non mangiare caramelle. Poi magari la sera di nascosto il papà, perché mi sentivo in colpa, passavo e davo due caramelle, un cioccolatino. No, lui leva il cibo, ma le caramelle no. Lui va in giro sempre con un pacchetto di caramelle in tasca. Il lupo era un soprannome anche che davano al padre quando era bambino. Nel gergo del paese lo chiamavano O Lope. Il papà si è ammalato, lui non c'è stato un giorno che non è stato vicino al papà. Mi sentivo male e lui aveva un impegno molto importante, doveva il titolo italiano giù in Sicilia. C'era un titolo italiano da fare prima di passare senior. Io ce l'avevo messa tutta per nascondere questa cosa, perché sapevo che tirandola fuori coinvolgevo tutti quanti. Quando lui si operò e stava all'ospedale non era tanto combattivo contro il tumore. È come una campana che ti suona in testa che dici impossibile, io mi sento bene, però ti danno un termine, è finito. E io avevo messo da parte il pugilato per stare lì con lui. A me mi ricoverarono e lui non ci voleva andare più. Ho detto, guarda Maico, non ti preoccupare che tanto papà vince, papà ce la fa a superare tutto questo, anche per non farlo abbattere Maico. Lui mi disse, facciamoci una promessa. Tu ti impegni a vincerla. Non so come è, io mi impegno a vincere là. Ci siamo stretti la mano e così è successo. Sono tornato in palestra, mi sono preparato con un mese di tempo, ho levato quasi 15 kg. Mi ricordo un po' di al computer che lui mi dedicò questo match. E mi disse, per te papà. E sono andato a combattere. E ho vinto. Se è merito mio non lo so, però io ho combattuto, ho dato tutto. Quindi ho rispettato la parola che ho dato a lui, come lui ha rispettato quella che ha dato a me. Io ho fiducia nella vita, tanta. E così è stato. Di mio padre, lo stress di tutta l'operazione, di tutti
la riabilitazione che ha fatto, di tutte le medicine che ha preso, diciamo, era diventata un po' insostenibile. Per me che avevo 18 anni, 17 anni, era diventata troppo. Mio padre stava male, quindi non lavorava. Mia madre non lavorava, i miei fratelli a casa non c'erano più. E quindi mi sono trovato io da solo a portare avanti tutta la baracca. All'inizio è stato pesante, ho tentato più di una volta di farla finita perché non ce la facevo più. E quindi ho provato più di una volta a stoppare del tutto la vita. Ma poi ci ho sempre avuto un angelo custode che mi ha fermato. Diciamo conoscono tutti è Michael Pugile, il Michael diciamo ragazzo, il Michael di casa, è un bambino, lui è un eterno bambino. Fuori dal ring è una persona estremamente gentile, altruista, anche un po' bambinone, che è il lato più positivo che ha. Anche il gesto, anche diciamo, l'attenzione particolare al più debole o alla persona che ha bisogno in quel momento incorre nella figura, in quel caso, dell'uomo che fa lo sport come appendice alla vita. Vai. Ok. Così? Sì. Gira col... Boom. Ok, deve essere tutto un pezzo. Ok. Vai. Oh. Michael l'ho conosciuto per caso, è un ragazzo che mi è piaciuto subito per l'animo che aveva. Mi sono appassionato a lui come persona, è nata una bella amicizia. Faccio il pugilato grazie al mio amico e sponsor Roberto Massarone, che diciamo crede in me, questo mi permette di poter fare il pugilato H24. No, hai preso pure il via, vedi? Vai! Ti ributtano avanti. Cazzo, mi piace questo fatto. Michael è completamente diverso. È una persona molto solare, scherza, ride. Con chi dice lui, però, non con tutti. Fuori dal ring è certamente una gran persona, un amicone, esattamente il contrario di quello che si vede sul ring. Cioè, sul ring, ecco, diventa un lupo cattivo. Mi sono reso conto che con il passare del tempo è un ragazzo molto molto sensibile e la cosa più bella secondo me è che è uno vero. Allora con Alessandra come va? Tutto bene, sempre salita come al suo solito. Ieri sera per non farsi manca niente mi ha rimenato. Pure! L'altra volta, prima 15 giorni di match, mi ha rotto il naso. Stasera si è limitata, ieri sera si è limitata, ma mi ha dato prima una pizza e poi mi ha lanciato il cuscino per terra. E mi ha detto così vicino. Sì, ma non ti puoi nemmeno ribellare, no. Perché è degna figlia del padre. Sì, è capace pure che mi mena. E sta pure attento. Michael a casa è un terremoto, è un continuo di dispetti, prese in giro, non ti dà tregua. Mentre sta a lavare i piatti e cali i garzoni, e quando ho finito di pettinarsi, lei la coda qua e te se gliela tocchi, io gliela scompiglio tutta. No, gliene faccio dei dispetti. Bravo, a casa. Vai, Dai, senza mia, sono 8:30, ma è tardi, dobbiamo fare cena. Che prepariamo? Che preparo? Che ne so, vedi te quello che c'è nel... Allora, c'è il frigo? È pieno? Vabbè. Scusa, ma di chi sono sti orecchini? Ma quali orecchini? Questi. I coglioni, quelli sono così per i zampironi che non ce l'avevo. Tu sei sicuro? No, sono orecchini da amante. Oh, a me mi piace. Tambè, guarda, tu mi sei fatto venire e butto di sotto. È venuta con un vestito di pizza. È un bambino, lui gioca con la PlayStation, gioca col telefonino, vede i cartoni animati. Lui conosce tutti i cartoni animati.
forse mi sono innamorata di lui proprio per questo suo aspetto. Ha cambiato molto anche me. È l'intesa giusta. È l'intesa giusta perché li vedo molto amalgamati insieme, li vedo molto amici, li vedo molto complici. Tu tutto bene, no? Sì, sì. Qua. E la fidanzata? Mia moglie. Ah, ma che Ma mi sono sposato, Gigi. Sono sempre stato un ragazzo dai valori antichi. Penso che sia giusto andare dal papà della sposa e dirgli che la figlia presto sarà mia moglie. Io un po' temevo questo confronto, invece lui non gliene ha fregato proprio niente. Mi ha detto che era un ragazzo a posto, che aveva buone intenzioni, insomma, un bravo ragazzo, per cui ho detto ok. Lui fece la difesa del suo titolo italiano a cave. E lì poi gli ho fatto la proposta di matrimonio. Mi sono messo in ginocchio e ho tirato fuori l'anello e gli ho chiesto: vuoi sposarmi? Lei mi ha guardato tutta così e poi mi ha detto così. Io sapevo che prima o poi la persona giusta per me la trovavo proprio all'interno di questo mondo, forse per la grande passione che ho. Lui ha necessità poi di rimanere un po' solo con se stesso e quindi forse anche per quello lupo solitario. Molte ore prima del match faccio una sorta di sonno, ma non è un sonno, cioè io so vigile, sento tutto quello che ci sta intorno. Si mette a letto e inizia una sua meditazione. Me l'ha spiegata più di una volta, ma io non riesco a capirla. Vado in un grosso prato, l'erba alta, mi metto seduto al centro di sto prato, rilassato, tranquillo, con le farfallette che volano. Lui vive in un mondo tutto suo, cioè ci sono 3, 4, 5 ore prima del match. Lui è un mondo a sé. Cerco di ripristinare tutto il corpo normale come sta. Pensa che tutta la fatica che ho fatto non c'è stata, che tutta la dieta che ho fatto non c'è stata, fino a che non mi dicono che è partito per andare al palazzetto. Resto là. Cosa può pensare lui il giorno prima del combattimento, il giorno del combattimento, 30 giorni prima del combattimento, in attesa del grande evento, del main event? Io ho trovato una via di mezzo per tutti che fa bene a tutti. Ridere e scherzare e non pensare all'incontro fino a 10 minuti prima del match. Bellissima! Ho potuto assistere alla mezz'ora prima del combattimento. Ci sono delle scene strane e inedite per uno spogliatoio di pugilato. Musica degli anni 80, un ambiente molto sereno. Sembra neanche che deve combattere. Inizialmente racconto barzellette, li faccio sorridere, li faccio rilassare. Ridere, scherzare, giocare, barzellette, musiche degli anni 80. Con una tranquillità unica, che io naturalmente non ho. Però a 10 minuti dall'incontro io voglio stare solo con lui, iniziare a guardarci negli occhi, mettere la corazza e partire ad andare in guerra, perché lì sopra si fa la guerra. Cambia lo stato d'animo di tutto il team. In quei 5 minuti noi entriamo nel match. Come ci ha sempre abituato, con la sua maschera, Lone Wolf, Mario Massai al suo angolo, Emiliano Branco, Alessandra Branco, sua moglie, veramente un grandissimo team per loro. Quando ho fatto l'IBF, Incarnación, quando sono salito sul ring non ho pensato che fosse un avversario facile, perché aveva le mani pesanti e l'avevo visto già dallo score. Il match appena iniziato, calzoncino nero cangiante per Michael Magnesi, calzoncino multicolor per Encarnación.
Alla prima ripresa mi mise un montante destro, mi fece spaccare la lingua, cioè un taglio, un bel taglio sulla lingua. Ottimo avvio, qui sono bordate da tutte le parti e dal primo secondo, ma era chiaro. Però contro tutto e tutti io ho fatto di basta, mi pare alla quarta ripresa, quarta o quinta ripresa. Ancora un altro sinistro, questo sulla tempia. Incarnazione che poi comincia anche ad aprirsi, a difettare, guarda con che mestiere tiene. Sì. Incarnazione ha capito che tirava una brutta aria e dall'alto della sua esperienza ha preferito non andare oltre. Allora Michael Magnesi è il nuovo campione mediterraneo IBF per la categoria dei super piuma. Stando all'angolo riesce a capire se il pugile ha una minima difficoltà o non ce l'ha, se in quel momento soffre, non soffre. Tu devi essere bravo a leggere l'incontro e trasmetterlo a lui. E devi avere molta affinità, molta fiducia, ci deve essere una grande intesa. Lui viene all'angolo, ascolta quello che dice il maestro, che secondo me non lo ascolta, perché lui sta in un mondo sempre suo. Quando vado all'angolo so come i cavalli da corsa. Aspetto che finisce il minuto di recupero, io devo bere, rimettere il paradenti e andare a combattere. Un match che mi è rimasto impresso nella mente è quando ha fatto con Lopez. Un match che si vedeva circa 20 anni fa. Ci diedero questo avversario qualche giorno prima del match. Ma noi avevamo pensato, ma una settimana dal match come mai può venire preparato? Invece poi ci siamo trovati al match che ha retto fino alla 10ª ripresa. Un messicano è un messicano a tutti gli effetti. Ha fatto 10 ripresi di battaglia vera. Colpo su colpo rispondeva, 10 round. Fermi al centro del ring, a menarci proprio duro. Ogni colpo io vedevo che l'avversario era sofferente. L'ho messo KO cambiando guardia, gli ho messo un montante destro alla bocca dello stomaco. Diede fuori sul ring, cioè l'arbitro ha detto stop. Vai Michael! Quando è sceso dal ring io gli ho detto guarda che questo è stato il match che forse a te ti ha dato la svolta. Per il momento penso il match più bello e più duro che ho fatto. Non è facile Massimiliano scrollarti da dosso un pugile come Michael Magnesi, un vero demolitore. Michael è come in gergo noi diciamo una piattola, se si mette addosso e non te lo levi più. Altrettanto efficace il ritmo che porta, perché ne porta tanti e ti si attacca addosso e ti sfinisce. Io dicevo che era un pugile del passato perché gli piace la box a corta distanza, è quella che poi preferisce lo spettatore, no? E si avventa come un vero lupo sull'avversario Michael Magnesi, ancora le corde dell'africano. È un ragazzo che deve prendere meno colpi possibili. Quello che non prende i colpi è il pugile bravo. Da Maracaibo, residente a Caracas, Venezuela, Reylortera! Nell'ultimo match che ho fatto, quando ho fatto la semifinale mondiale, ci avevano cambiato l'avversario all'ultimo. Noi ci aspettavamo un avversario, diciamo, che attaccasse. Mi sono trovato un avversario basso che mi boxava. Inizia la prima ripresa. La prima ripresa, first round. Prova subito con il jab Michael Magnesi. Qui Teran prova a lavorare al corpo, tocca ancora bene con il jab Michael Magnesi. Ha fatto l'attendista, lo aspettava e Michael si è trovato spiazzato. Lì prese un paio di colpi seri di incontro. Infatti alla prima ripresa ha preso 3 colpi uno dietro l'altro. 2 o 3 volte mi ha incrociato anche pesante. Qui bene con il diretto destro, diretto sinistro, Teran poi si muove bene con il tronco, mandando a vuoto i jab di Magnesi. E era un po' in difficoltà, ma lui è riuscito a trovare la soluzione più adatta. E la sua reazione mi ha reso orgoglioso a vederlo, perché il colpo l'ha sentito. Quando sono andato all'angolo Mario mi ha detto chiudi la distanza e metti il destro. Io ho infilato il primo destro, è andato a segno e poi... Era con il
il gancio sinistro, poi bella la combinazione di Montanti, Teran qui all'angolo, entra un buon gancio destro, si abbassa sul gancio sinistro di Magnesi, Teran, ma non riesce a rispondere ai colpi di Magnesi fino a questo. Però dopo quel colpo là ha cominciato il match alla grande, ha fatto un match favoloso. Dopo quel destro lì c'è entrati tutti e quindi il consiglio che mi ha dato era giusto. Finisce il match tra Magnesi e Teran, abbandona il venezuelano. Lui adesso per me è pronto già per il mondiale. Lui diventerà campione del mondo, lui è un predestinato. Sei già una persona matura, corretta, questo oggi ti fa un grande campione. Che i suoi piccoli passi ti possano diventare grandi passi e quindi arrivare ai campionati del mondo, vincerli. Penso che fra 10 anni sarà già pluricampione del mondo. Secondo me, Maicon, nel massimo del 2022 siamo in testa a tutti. Ne sentiremo parlare molto, molto di lui. Tra 5 anni io lo vedo campione del mondo di più sigle. È la stoffa che ha il campione, è nato per arrivare dove lui ha intenzione di arrivare.